canzone che riapra la partita. E ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole. E un calcio è ripartire, ripartire. Quanto è bello all'Allegri, devo ricordarmelo. Ho bisogno d'Allegri, non dimenticarmelo. La bomba di Molina al 93esimo per poco non regalava i tre punti contro la Lazio. Nahuel tira sempre più spesso e trova la porta sempre più spesso. Giocatore di qualità, talento puro e tanta corsa, l'argentino sarà il super ospite del Tonight. Dopo 84 giorni dall'infortunio alla spalla, Pereira è tornato in campo e si è sentito. La classe e l'esperienza del Tucu saranno fondamentali in questo finale di stagione. Punto con la Lazio muove la classifica, l'approccio è stato quello giusto dopo la batosta di Verona, ma per centrare la vittoria serve ancora qualcosa di più. La corsa verso la salvezza è aperta, vietato abbassare la guardia, venerdì il Milan a San Siro. Analizzeremo la gara di ieri anche grazie ai vostri messaggi, continueremo a svelare la top 11 dell'Udinese dell'era Pozzo, tutto questo a Udinese Tonight. Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati a Udinese Tonight, carichi come sempre per commentare tutti gli spunti, tutto quello che è successo ieri sera alla Dacia Arena contro la Lazio. È la classica giornata da bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. C'è chi guarda questo punto con speranza, con ottimismo, è comunque un punto contro una squadra importante che muove la classifica, che ti fa ripartire. Chi invece guarda un pochino di più il mezzo vuoto, ovvero forse si poteva usare di più per provare a centrare la vittoria. Cercheremo di entrare in tutti questi temi con una corsa salvezza che non ci dà tregua. Il Cagliari ha pareggiato, è finita? Sì, ciao Alessandro Surza. Ciao, intanto. Ciao Giorgio, saluto. Il Cagliari ha pareggiato ma era in vantaggio contro il Napoli, insomma c'è da stare svegli, c'è da stare molto attenti. Vado a salutare il mio attentissimo tavolo tecnico, ciao Max Moras. Ciao Giorgia, buonasera. Grande a tutti. Trionfo del Kjerlin Smuzzane ieri. Era ora. E oggi sei più sorridente. Molto più sorridente, molto più sereno. Molto più rilassato. Rilassato, ciao sì. Adriano Fedele. Salve, buonasera a tutti. Ciao Tiziano Zampieri. Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Allora, siamo pronti ad analizzare tutto, però prima... Veramente questa sera abbiamo un ospite che è circa un anno che aspettiamo di avere qui, perché tutti si sono accorti delle sue straordinarie potenzialità, è un idolo assoluto della tifoseria, un giovane davvero dal futuro certo assicurato, e noi diamo il benvenuto al Tonight Nahuel Molina. Ciao! Ciao, 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 ciao a tutti, permesso. Sai perché dico che è un anno che aspettiamo di averti qui? Era circa fine febbraio l'anno scorso, no? Ancora giocavi, non giocavi, 5 minuti, 20 minuti, mezz'ora, poi non c'eri. Improvvisamente da fine febbraio ti sei fatto una partita da 90 minuti e non sei uscito più e sei esploso in una maniera pazzesca. Te lo ricordi? Sì, sì, me lo ricordo. Certo che ma al primo non giocava tanto, era un po' di aspettare il momento e dopo quando sono arrivato i minuti della partita, quindi mi ha fatto un piacere enorme e tanto minuti in campo per me è un piacere. Senti, prima di entrare nel merito della tua storia qui a Udine, messaggi, domande eccetera, io voglio farti vedere questa clip perché in questo anno e mezzo ci hai deliziato di tanti gol, tiri sempre più spesso e tiri sempre meglio, ma anche di tanti assist e di tante giocate preziose. Vediamo la clip su questa tua avventura in bianconero, poi ne parliamo. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte. We'll be right back.
una brutta bestia, un parassita che lentamente infesta tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. Lo esplorerò partendo da ore, da qui. Vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, yeah. Apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte. E quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta, mi basta per ore. E quando il sole va via, se tu mi fai una magia, sento tornare. Chiacchierano sempre quando vanno lì, hanno guardato dall'inizio alla fine, clip montata da Emanuele Sergi, 2 minuti e mezzo di roba, ma tanta roba, eh? Sì, sì, sono molto felice di in tan poco tempo e aver fatto tutto questo, per me è un piacere enorme. Davvero, anche per noi. Tra l'altro, insomma, c'è la tua fase realizzativa che Alessandro Surza ha anche sintetizzato in una grafica, perché tra i difensori della Serie A, a patto che ti si possa chiamare difensore, bisogna sì, capirlo, esatto. Abbiamo discusso un po' nel pomeriggio, chiaramente, insomma, sei tra quelli che segnano di più, facendo tra l'altro le fortune di chi ti ha il fantacalcio, dicevamo prima, no? Tra l'altro, no, poi... con gli autogol che ha procurato, quello contro il Sassuolo e contro l'Atalanta, che non sono stati assegnati a Molina, sarebbe a 6. Quindi, insomma, sarebbe proprio primo, anche oltre Criscito e senza rigori, quindi tutti su azione. E diciamo anche che il primo Criscito ne ha 5 su rigore. 5 su rigore, quindi già... voglio dire... Sì, 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 come insomma Quadrado e Ichi del Bologna, però con quell'asterisco lì che fa capire che sarebbero 4 più 2, 6. Beh, insomma, allora ci racconti un po' come è cambiata la tua vita in questo anno, da quella volta in cui hai cominciato a giocare sempre più spesso, sempre meglio, ti sei conquistato la nazionale, ti sei giocato la Coppa America, l'hai vinta, sei tornato da giocatore importante, tutti ti volevano. Come ti è cambiata la vita? Ma veramente non so, perché è successo tutto troppo veloce, quindi non ho... Non ho avuto il tempo di avere il pensiero di cercare quello che sta succedendo con tutta la partita, e quello che dice del Nazionale, prima volta a vincere Coppa America, per me è stato tutto veloce e non ce l'ho in mente quel pensiero. Ce l'ho in mente la partita di venerdì con Milan e sempre con quel pensiero di vincere e di portare l'Udinese sempre in su. Possiamo dire che per come sei fatto, forse Udine è stato il posto ideale dove arrivare e fare tutto questo? Sì, sì, certo. Certo che quando io ero in Argentina che mi dicono di venire all'Udinese, ho detto subito sì,
voglio andare, voglio essere lì e imparare tante, tante cose che nel calcio argentino è troppo diverso, quindi dal primo minuto volevo essere qua e sono molto felice e mi trovo troppo bene qua. Domande. Questo tuo arrivo in Italia, quanto ti ha completato e quanto ti ha aiutato a raggiungere il posto da titolare in nazionale? Cioè, diciamo, con questo ruolo tra il difensore e l'attaccante che interpreti qui all'Udinese, l'uomo tutta fascia con questo calcio che sta esprimendo l'Udinese, che lo si vede molto in Italia, quanto ti ha aiutato e quanto ti ha completato per diventare un difensore importante, moderno anche in Argentina, come viene interpretato dopo il calcio in Argentina, perché qua sicuramente ti hanno messo molto più dentro anche una fase difensiva. Sì, sì, certo, mi ha aiutato tantissimo, tantissimo, non solo in fase offensiva, sino anche in lo difensivo, in essere più attenti, più compatti in tutte le fasi del campo mi ha dato un salto in più di quello che ero io in Argentina. Bravo. Adesso vengo anche alle vostre domande e arriviamo anche alla partita di ieri. Prima però volevo leggerti anche dei messaggi che arrivano da casa. Sì, sì, dei messaggi, Noel, per te, ce ne sono tanti. Luca Curva Nord, per esempio, ti dice: guarda che qui abbiamo tanti argentini che hanno fatto bene nella nostra storia, quindi è felice che tu possa continuare la tradizione albiceleste. E poi ti chiedono soprattutto due cose. Se quest'anno eri convinto di migliorare così tanto come numero di gol rispetto all'anno scorso, che ne avevi fatti comunque due, che non sono pochi, e se tu nel tuo futuro ti vedi terzino o sempre più attaccante? Certo che sempre voglio mettere più gol, più assist, più qualsiasi cosa per far una cosa in più per la squadra, no? Se l'anno scorso ho fatto due, io volevo fare di più, certo. E poi l'altra domanda, scusami, se tu ti senti più difensore o nel futuro ti vedi anche attaccante sulla fascia? Non lo so ancora. Ma penso di essere sempre in campo, sia più difensore o più attaccante, voglio essere sempre in campo, sia destra o anche sinistra, come è successo ieri. E quello è il pensiero mio, no? Dopo si vado in attacco e posso chiudere meglio. Vabbè. Abbiamo il maestro qua anche di quel ruolo lì. Che potresti ecco, dargli tu qualche... non eri nemmeno nato, forse neanche tuo padre, no? Maestro. Tua madre? No, tuo, scherzo! Forse suo nonno, no? Ma se vedi le immagini, come sì. Interpretava lui il ruolo... Ho cominciato bene, Adriano. Bravo, ecco. Bravo. Stavolta ci hai azzeccato. Lui è stato un grande terzino destro, come lui, no? Ha giocato sinistro, nell'Inter, sinistro. Ero destro ma giocavo a sinistra. Ma giocavi a sinistra. Oppure poi giocavo a destra. Oppure quindi uno che il ruolo lo sa. Che mi dici di sto ragazzo? Sto ragazzo qui sa far tutto, è un fuori classe in quel ruolo, no? Io da come l'ho visto adesso, fuori classe, sa far tutto, sa calciare in porta, sa far l'assist, sa difendere. Ha il tempo dell'uscita, nell'uno, no? Perché è importante il tempo dell'uscita, no? Uscire nello spazio, no? Prima che ti chiudano gli altri, capito? Beh, te lo sai, no? Devi metterla in maniera di andare in profondità. E poi calcia bene, no? È micidiale. Per fortuna che l'Udinese ce ne sa, c'è l'Udinese, ma penso che non rimarrà molto qui questo. Beh, aspettiamo, dai, finché possiamo, insomma, teniamocelo qui e godiamocelo. Importante quando vai, questo glielo dico, quando vai in una squadra, se vai in una squadra di grande qualità, sì, di quelle magari che fanno la Champions, non devi snaturarti quello che sei capace di fare, capito? Mi spiego, perché quando arrivi là magari, no? Invece... fai quello che sei capace, con grande leggerezza e con grande, come si può dire, con grande sicurezza, no? Se no, hai capito? Puoi fare molto bene, secondo me. Grazie.
tra qualche anno. Sì, esatto. Ma non credo. Senti, ma, io non credo. Siccome non dobbiamo Giorgia non sta salvando, ma lui viaggia, stasera, capito? Stasera, ragazzi. Viaggio, io ti dico quello che penso io. Ma c'era come sempre. Scusa, come sempre. Le grandi squadre, se parlare di questo, se non vendono, allora, se non vendono un giocatore, certo, se non vendono un giocatore del genere, ritiratevi. Siamo tutti assolutamente d'accordo che questo sia un ragazzo che avrà un futuro glorioso, no? Quanti anni hai? Scusa se te lo chiedo. 23. È il momento giusto, anch'io 24. Qualcuno porta fedele per prendere la camomilla che andiamo avanti. No, ma io ti sto dicendo quello no, che... Allora, per non farti troppi complimenti, ti faccio questa domanda. Forse è successo talmente tutto troppo in fretta e tutto talmente benissimo che quando sei tornato a inizio stagione hai avuto un pochino qualche difficoltà, qualche prestazione meno positiva dell'anno scorso. Forse hai pagato un po' questa cosa che sia successo tutto veloce? Sì, sì, è successo tutto veloce e anche nello fisico. Ho avuto un cambio che quello di andare in nazionale, il viaggio è troppo lungo, e non riposare bene, quello mi ha fatto pagare un po' in qualche partita, però adesso mi trovo bene ancora e aspetto essere sì, così. Sempre meglio, assolutamente. Tiziano, cosa volevi chiedergli? Ma guarda, io più che chiedergli ti segnalo, guarda, un gesto che quando li vedi hai la fortuna anche di capire un po' come sono anche a livello emotivo, a livello caratteriale. Nel momento in cui si è seduto, Nahuel ha chiesto permesso. È vero? Adesso ti sei seduto e hai chiesto permesso. Io ho notato in quella cosa lì una cosa che secondo me è un gesto anche di caratteriale, ma di grande umiltà, che è quell'umiltà che comunque ti serve per, a 23 anni, imparare anche a fare delle cose che magari non hai nel tuo bagaglio, come magari ad esempio ogni tanto parliamo della fase difensiva, no? Perché poi esaltiamo giustamente i gol, esaltiamo quello che fai come proposta offensiva. E ogni tanto, visto che siamo in Italia e dobbiamo parlare sempre della fase difensiva perché se no non saremo in Italia, magari ci concentriamo anche su quello. Io penso che con quella umiltà che mi ha così segnalato quel gesto di oggi sia una caratteristica fondamentale per imparare, perché chiaramente nel nostro campionato la fase difensiva sappiamo quanto sia importante per gli allenatori, vero? Mister. Ma non ti difendi già abbastanza. Ecco, hai uno che attacca posta, finalmente, hai capito? Hai uno che attacca sempre. No, ma infatti, però anche a me dicevano stai dietro, l'allenatore mi raccomando, Adriano, stai là. E dopo due minuti che aveva fischiato l'aereo già a fare l'attaccante, fregatene, guarda, quello che ti dicono. Stiamo dando un sacco di messaggi positivi. No, positivi. Questi sono certo messaggi veri. Certo che la fase difensiva... È chiaro che la devi fare, no? Io ho cominciato prima davanti, era punta, era... quindi io nella fase difensiva devo migliorare ancora molto di più e essere più attento, più sveglio, per così la fase difensiva penso che... Posso migliorare molto di più. Andiamo a vedere la sua partita di ieri. Sì, perché è stata un'ottima partita quella di Molina. Molina ha giocato a sinistra e la prima cosa che ho voluto evidenziare è questa diagonale precisa che va a togliere la palla a Pedro. Poi Neuen non è perfetto, ma la diagonale di Molina resta. Lui che è stato spesso criticato, no, per la fase difensiva, perché in attacco è fortissimo, ma come ha detto lui stesso deve migliorare, anche qua la lettura è perfetta, perché riesce ad andare a leggere il pallone per poi trasformare l'azione da difensiva a offensiva, e l'ha fatto bene, l'ha fatto veramente bene ieri, perché poi è riuscito anche a spingere, lo vedremo anche nel corso di questo video. Qui, grande palla per Beto, tutto nato da un'ottima lettura di Molina. Beto. E poi Beto, casomai lo affronteremo dopo il discorso, dopo di Beto, non sì. È stato in grado, no, di riuscire a spingere in porta, a controllare meglio questo pallone, ma la corsa e la lettura di Molina sono davvero da evidenziare. Poi, ancora sempre nel primo tempo, un'altra palla che gli passa sopra, qui magari non l'aveva valutata benissimo, è però qua la velocità, anche la freschezza di saper rimediare a un errore con la corsa, ha chiuso uno come Felipe Anderson, che insomma ha fatto una grandissima partita anche qui. E passiamo al secondo tempo. Ottima
la chiusura, sempre sapendo che aveva l'uomo dietro, l'aveva visto e l'aveva letto benissimo. E poi arriviamo a questo minuto qua, 92 e 10, stoppa, calcia, sì, poi e prende una traversa a dir poco clamorosa, a dir poco clamorosa, no. Sarebbe venuta giù la Dacia Arena. Cosa hai pensato lì? Che vada in porta solo. Tirare. Sì. Tirare con tutta la forza che avevi. Tra l'altro c'è il suo zampino anche nel gol. Sì, sì, adesso lo possiamo andare a vedere, perché nel gol dell'1-0 qua nasce tutto da un corner, no? Con Becao che confabula con Pablo Marì, la palla viene spedita in mezzo, Beto calcia, qua aveva fatto anche un buon controllo Murato, e poi la bravura qua di Wallace, secondo me, che non si accontenta della rimessa, la vuole andare a giocare e Nahuel stoppa e mette un pallone perfetto per Perez, che lo addomestica così per Deulofeu. Nasce però tutto dal cross di Molina, non è assist, ma questo si chiama passaggio chiave, e quindi sì, insomma, anche questo è importante. Non male, davvero. Tu sei, la partita di ieri come la valuti? Un punto buono? Secondo te si poteva provare a prenderne anche tre? Penso che sempre un punto è buono, però penso anche che possiamo prendere anche il tre. Penso che abbiamo fatto una bella partita e sembra che un sapore un po' amargo, però il punto sempre vale e quello che cercheremo è venerdì. Venerdì. Che momento è per voi? Venivate da una sconfitta brutta che ha fatto arrabbiare un pochino tutti. Prima però c'era stata una vittoria bella. Insomma, ci sono sempre questi un po' questi alti e bassi. Sembra quasi che non si riesca a trovare una strada della continuità. Perché secondo te? Che cosa vi manca? Che cosa non va? Che cosa va migliorato? No, sempre ci abbiamo cose da migliorare. Anche nella vittoria di Torino, dopo la vittoria, noi vogliamo migliorare e fare una cosa in più. Dopo abbiamo perso quella partita con Verona che penso un po' ingiusta, perché abbiamo fatto tante cose in attacco e dopo prendere un gol subito e dopo prendere qualche altro gol non è la partita che noi vogliamo, però penso che il percorso della squadra e il lavoro che facciamo settimana a settimana è buono e dobbiamo continuare così. Tra poco andiamo a salutare anche il nostro direttore, che vedo collegato, in attesa di avere l'ok. So che ci sono un sacco di messaggi, sì, vai. Un sacco di messaggi e ti chiedono da casa, Nahuel, qual è stata la difficoltà più grande del calcio italiano? Imparare a difendere, la tattica, il ritmo, l'attenzione, che cos'è che cambia tra Argentina e Italia? Lo tattico cambia, è troppo diverso al calcio argentino, e poi la intensità di gioco, qua bisogna di essere sempre con un passaggio in testa prima o qualche giocata prima, perché sennò non ce l'hai tempo di fare niente. Deve fare un tocco, uno, due e basta. Ti faccio vedere, sì, che mi ero dimenticato prima, sì. Questo qui è Lazio Udinese di dicembre, e qua aveva segnato Nahuel, e volevo farvi vedere la somiglianza del gol, perché vabbè, qua era un 5-6 metri più avanti, ma quest'idea di non solo andare sull'esterno, ma anche di accentrarsi e venire a prendere a volte lo scarico, qui era Deulofeu che la dava a Nahuel, ieri invece era stato il Tucu Pereira. Quindi ha anche questa capacità qua, no? Di aspettare il momento giusto, poi entrare e calciare, perché hai un grandissimo destro. Quindi mi aveva fatto tornare in mente la traversa di ieri, proprio il gol che aveva fatto a dicembre. C'è un po' di similitudine, no? Tra i due. Sì, sì. Io vorrei andare un attimo all'extra calcio. Vai.
Prima di poi andiamo a salutare poi Michele. Allora, prima di lasciarlo anche andare a dormire, ovviamente, perché c'è una partita. Allora, tu non sei molto social, cioè sei social, ma sei uno che pubblica le foto della partita, della vittoria, sì, dell'abbraccio. Che rapporto hai con questo strumento? No, poco. Non mi piace tanto mostrare di più. Infatti non abbiamo trovato molto sui tuoi social, però qualche foto la tirerei fuori. Intanto per capire da dove viene, ecco, da che tipo di famiglia arriva Nahuel. Questi sono mamma e papà? Mamma e papà, sì. Hai cominciato a giocare a calcio fin da piccolo, ti hanno aiutato, ti hanno detto lascia perdere, com'è andata? Sì, ho cominciato da piccolo, mio papà è anche allenatore lì in Argentina. Quindi una famiglia da sempre del calcio, quindi io anche mio fratello giocano al calcio e anche da piccolo sono andato via di casa alle 11 anni, c'aveva quando sono andato di casa. Sei già andato via 11 anni. A Buenos Aires e lì è cominciato tutto. E lì è cominciato tutto. Hai anche un fratello? Quanti fratelli e quanti siete in famiglia? Siamo in 7, siamo 5 ormai, 5 fratelli. Davvero? Famiglia numerosa, sì, quindi. Sì. Abbiamo la foto anche di questo. Famiglia numerosa, ti seguono tutti, com'è? Sì, tutti, sempre. Sempre c'ero qualche messaggio o qualche chiamata di tutti. Sì. E tutti sempre. Sono tanti, voglio dire. Sì, se ogni volta che segni ti arriva il messaggio di tutti, si intasa la telefonia. Andiamo a vedere altre foto. Ecco, qui invece, qui da adesso spezziamo un po' di cuori friulani e dobbiamo dire che sei fidanzato. Sì, certo. Certo, sono fidanzato da 6 anni. Eri giovanissimo. Sì. Cioè a 17 anni ti sei fidanzato? Sì. Guarda come ridono. Max, perché ridi? No, bravo, dico! Sai perché? Guardavo come stava guardando questa foto qui ancora con... Gli si sono illuminati gli occhi, ho notato anch'io. Quindi la tua fidanzata deve essere proprio orgogliosa, ecco, dai. Bravo. Aspetto che sì. Tu orgoglioso di lei e lei orgogliosa di te, questo adesso sicuramente. Adesso sta Udine con te? No, adesso è tornato in Argentina. È tornata in Argentina, sì. Ok. E poi abbiamo questa foto qui, che è sicuramente forse fin qui il momento più alto, indimenticabile, pazzesco, incredibile della tua vita, della tua carriera, no? Sì, certo. Cioè, fare la foto con la Coppa con Messi, che roba è? Non ce l'ho parola di quello che è successo, per me è un sogno, era, non so... Ma essere lì con tutti loro era per me, non so, non c'ero parola di... Ma più che la foto, giocarci anche assieme, andare a risultare assieme e allenarsi assieme e conquistare un trofeo del genere, penso che tutti gli innamorati del calcio lo sognino. Cioè, raccontaci magari con le tue parole... Racconta che cosa... noi che non lo proveremo mai. Ecco, che noi per lo continuiamo sempre a sognare. Io del calcio di lui non posso dire niente perché l'ha dimostrato al mondo intero, quindi io non posso dire niente. Sì, mi ha sorpreso lui come persona, semplicissimo, è una persona... Ti fa sentire normale. Non solo lui, sino anche per me, Di Maria, Kun Agüero, Otamendi. Una squadretta così. Senti che nomi, sì. Tutti, io sempre guardavo la TV a tutti questi e dopo essere io lì, è stato veramente un piacere enorme. Chi sono invece qui a Udine quelli che ti hanno aiutato di più tra i compagni, che ti hanno dato più consigli, che magari ogni tanto ti urlano addosso perché sbagli? Chi sono? Ovviamente Rodri, quando io sono arrivato, lui mi ha preso, mi ha dato un consiglio, e in ogni allenamento era lì a mettere pressione per migliorare, per
per sempre essere il più buono. Il mister poi dire come era lui sull'allenamento era. E dopo tutti, anche Juan che è andato via, il Tucu, Nacho, per fortuna ho trovato tanti argentini qua e mi hanno aiutato tanto. Saluto, vediamo se ci sente, il nostro direttore Michele Criscitiello, sono sicura che anche lui vuole salutare Molina prima di lasciarlo andare. Ciao Michele. Io ho sentito tutto sin dal primo... Ciao ragazzi, ho sentito tutto sin dal primo minuto, quindi ho sentito tutta l'intervista di Molina. Quindi è una famiglia numerosa, è fidanzato da 6 anni, giocava da attaccante, infatti si vede che comunque per me è un quinto perfetto. Non è un esterno offensivo da 4-3-3 e si vede ovviamente che non è un terzino, deve migliorare la fase difensiva. Secondo me è un grandissimo giocatore, tornando proprio per dimostrarti che ho sentito tutto fino all'ultimo, quando Fedele gli diceva che ormai già lo ha impacchettato e l'ha venduto, per questo Pierpaolo Marino per un anno non ve lo mandava giustamente, ti dico che comunque un anno fa l'Inter già l'ha cercato. Ah, insomma... Ci credo, voglio dire, non è difficile mettere gli occhi su Molina, no? Ne ho lette tante anch'io negli ultimi mesi e vabbè, insomma, vediamo cosa succede. Prima di andare a leggere anche gli ultimi messaggi, un giorno abbiamo fatto un giochino qui e abbiamo detto, ma chi vi somiglia a Molina? Uno diceva Isla, uno diceva Cuadrado, insomma, pensando a quelli che sono passati qui da Udine. Tu hai qualcuno a cui pensi di assomigliare o a cui vorresti assomigliare in generale? Penso che Cuadrado ha qualche caratteristica, però lui penso che lui è troppo più attaccante che io. Sì, 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 è vero. Però ha fatto il terzino. No. Sì. Non so, non c'era il pensiero ancora. Giusto, claro. Devi seguire la arrivano dei messaggi che dicono, qualcuno senza fare paragoni clamorosi dice che insomma anche il Tucu Pereira all'inizio a Udine giocava in fascia, te l'ha raccontato lui, no? Che lui era partito come esterno, poi ha fatto il centrocampista, la mezzala, il trequartista e loro dicono che magari puoi anche tu percorrere, perché no, un po' quel percorso lì. E poi c'è anche la casa che dice che ricorda il primo Zanetti dell'Inter, tutta fascia. Insomma, mica male come paragone. Comunque quello dell'esperimento che ti portano già a giocare all'interno, penso che Udine l'abbiano già iniziato a fare, no? Che ti hanno portato a fare la mezzala quando serve, invece di essere tutta fascia, se dobbiamo fare il paragone al Tucu Pereira, perché sei questo giocatore moderno che può interpretare tranquillamente tutti e tre i ruoli di una corsia, il basso, l'interno, l'alto. Sei il classico giocatore moderno, ecco, che può piacere a tutte le squadre, indipendentemente da che modulo, sistema di gioco scendano in campo. Sì, con Sassuolo ho fatto interno, in Ewen era terzino destro. Però ti piace la fascia, secondo me. Per come corri, io ti vedo solo correre. No? Mi piace attaccare. Mi piace attaccare. E allora ci piaci. Qui sei capitato benissimo. C'era un altro accostamento? Sì, perché prima, giusto per essere corretti, Massimo da Feletto aveva fatto il nome di Zanetti e invece qua Nevio da Percoto dice che a lui Molina ricorda Pineda. Oddio, Pineda! Sono passati un po' di anni. Nevio è uno storico. Sì, no, non così tanto, non tanto, però bravo a tirarle fuori. Leggermente ve lo ricordo anch'io. E anche il primo Gareth Bale, dicono. Adesso abbiamo acceso, però, insomma, abbiamo acceso un disastro. Tutti allora, prima di farti andare, ti chiedo qual è il tuo sogno, quello che vorresti realizzare, uno. E due, che cosa puoi dire ai tifosi? Per questo finale di stagione, che cosa volete? Che cosa volete raggiungere voi come squadra? Primo come un sogno, c'è lo mondiale davanti, quindi penso che per tutti i giocatori quello sarebbe il sogno di tutti. Poi al tifosi, primo di tutto ringraziare per sempre stare lì a dare una chiuda da fuori che sempre non fa
fare una cosa in più, qualcosa in più, e prima quello, e dopo dirle che saremo fino alla fine qua a raccogliere tutti i punti che possiamo per essere sempre più avanti nella classifica. Nella classifica. Va bene, sono sicura che sono parole, insomma, che sono piaciute, come è piaciuto il tuo modo di essere. Rimani così come ha detto Adriano, mi raccomando, per tutto il tempo che potremo goderti qui. Anche no, quando... ma io avevo, no? Balbo, io ho avuto, hai mai sentito nominare Balbo là in Argentina? Sensini? No. Balbo e Sensini. Balbo e Sensini. Ah, Sensini, sì, e sì. E Balbo sì, anche, sì, 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 erano stati i miei giocatori, no? Ma è tutta gente brava di Argentina, a differenza magari di qualche altro tipo di nazionalità, non per fare discriminare, però con loro ti potevi sempre fidare, gente seria, gente che lavora, non crea mai nessun problema, no? Gioca per la squadra, veramente mi sono trovato bene con loro. Eh sì, eh sì. Spesso gli argentini sono trovati bene qui a Udine, sì, quindi sì. C'è questo feeling, sì, no? Sì. C'è questo feeling. Va bene, ti lasciamo andare? Grazie, è stato difficile? No? No, un pochino sì, però... Un pochino, è più facile, sì, correre in campo. Sì. Va bene, allora mi raccomando, sì. Venerdì corri, vai, segna, tira, ok? Aspettiamo. Faremo il tifo per te e per voi. Bene, grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Allora, andiamo in pubblicità, poi dobbiamo sentire la lettura di Michele sulla partita di ieri, la vostra, andare a vedere tutti gli episodi, il ritorno del Tucu, qualche episodio strano in area di rigore, insomma c'è tanta carne al fuoco tra pochissimo al Tonight. Eccoci qua di nuovo insieme a Udinese Tonight, hanno ripreso a parlare di continuo, sì, questi tre, è andato via Molina, hanno ripreso le danze, vabbè, tutti piacevolmente colpiti da questo ragazzo, da questo calciatore, ed è stato davvero un piacere, tra l'altro l'avete travolto d'affetto e di messaggi, e questo ci fa particolarmente piacere. Ora però veniamo alla cruda realtà, andiamo a vedere la classifica e ne parliamo anche con Michele, perché insomma, c'è stato il pareggio del Cagliari, nulla di che, tra l'altro c'è lo Spezia in campo, sta vincendo, sì, o sbaglio? 1-1. Sono in attesa di capire se è stato assegnato il gol a Bologna, perché c'era un controllo VAR, ma sembra di sì, quindi 1-1 ha segnato Arnautovic. Ecco, allora, alla luce di tutto questo, conto. Alla fine vedete che il punto di ieri comunque è prezioso, no? È prezioso, preziosissimo. Assolutamente. Però volevo chiederti, Michele, allora, la partita di ieri, la tua opinione, ti ha soddisfatto? È vero, il punto è veramente oro colato, visto che dietro, insomma, continuano a camminare? Oppure sei con quelli che vedono il mezzo vuoto e che dicono forse però si poteva provare a vincerla? Ma hai provato a vincere, ovviamente c'è il bicchiere mezzo vuoto perché eri passato in vantaggio, perché hai preso la traversa al 92esimo, però pareggiare in casa con la Lazio non mi sembra un delitto. La Lazio che tra l'altro in campionato aveva fatto vedere grandi cose nelle ultime giornate, quindi sinceramente giocare contro le formazioni di Sarri è sempre complicato. Avevi il vantaggio, e lo dicono le statistiche, non lo dico io da Milano, avevi il vantaggio che quando giochi con la Lazio post Europa League, la Lazio ha sempre fatto una grande fatica. Allora sono d'accordo con te, allora ti seguo. Però per me il pareggio in casa con la Lazio è un buon punto. Dietro corrono, il Cagliari rischiava di portare a casa 3 di punti con il Napoli. E poi il pareggio tra Venezia e Genoa è comunque il risultato migliore per l'Udinese. Vedere questa classifica non è bello, giocare con una Salernitana a febbraio, marzo, aprile, se la giocheranno prima dell'estate ci fanno un favore, quando la dovevi affrontare invece era un altro discorso. Sicuramente le partite vanno giocate, vanno vinte, non è una situazione bella di classifica, lo sappiamo, però è oggi cosa devi fare. Io il punto con la Lazio me lo tengo buono. Le partite dove dovevi fare punti, lì ti devi arrabbiare, non per il punto di ieri, ma il 4-0 di Verona, i punti persi banalmente, lì vi seguo. Il pareggio con la Lazio per me va bene. Che dite? Per me è ottimo. Per te è ottimo? Per me è un punto ottimo, tutti sì, ok, potevi cercare di vincerla, sicuramente il rammarico, se ci deve essere, è come tu hai subito gol dalla Lazio, perché in maniera troppo ingenua una marcatura... che doveva essere fatta, non può essere l'uomo da solo. Mi è piaciuta l'analisi che ha fatto Ale,
non puoi dormire su una marcatura del genere in un momento importante della partita del adesso genere. Magari andiamo anche a rivederlo. Volevo sentire brevemente anche voi due se siete d'accordo che parla. No, io l'ho detto ieri, no, per me no, in realtà è una partita, era partita da vincere già da prima della partita, ma anche perché, ha detto bene giustamente, le statistiche davano una Lazio sempre in difficoltà dopo le partite del giovedì, che era arrivata direttamente a Udine, direttamente da Oporto, e che era priva di ben 6 titolari. E quindi è vero che le, tra virgolette, riserve della Lazio sono comunque riserve importanti, però è vero che tu avevi quello che può essere definito, cioè un match point, cioè la possibilità di giocare una gara per come si è messa anche dopo 3 minuti. Voglio dire, vai in vantaggio, hai una super occasione anche con Makengo, che da veramente da mezzo metro riesce a tirarla fuori, quando era più facile forse fare gol che tirarla fuori. E poi però esce la Lazio, fa partita la Lazio, tu ti metti un po' lì a cercare di non prenderle e il gol lo prendi su un'ingenuità. Poi sì, gli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora dopo i cambi, che a mio modo di vedere magari sono stati un po' tardivi, è chiaro che hai di nuovo occasioni. Perché? Perché la Lazio comunque arriva da una partita del giovedì di un certo tipo e non ha cambi, tant'è che la Lazio ha fatto 2 cambi mettendo dentro 2 giocatori che non erano proprio delle prime linee. Ecco perché dico che in realtà quella di ieri io la vedrei, la vedo da tifoso, come un bicchiere mezzo vuoto più che mezzo pieno. E quindi avrei voluto vedere, in virtù anche di quelli che sono i risultati che stiamo vedendo, una partita vinta che mi portava a 3 punti e non 1. Adriano? Ma sai, secondo me è difficile dire queste cose, però c'è un qualcosa di base proprio che non porta mai a rischiare niente, no? Perché la Lazio era quella che era, sempre la Lazio, siamo d'accordo, però era soprattutto senza Immobile, sai, Immobile l'80-90% davanti, no? E poi sì, viene dalla partita di Coppa, insomma non era poi la miglior Lazio, però a un certo punto hai Deulofeu che finalmente è una grande giornata, come era poi all'inizio, e poi ha fatto un gol, ha dato la palla assist a Makengo, poi a 20 minuti alla fine sì, me lo levi per sostituirlo. Era un momento, quando lui ha questi momenti qui di talento puro, ma tienilo fino alla fine, tanto verso la fine gli altri mollano un po' e lui poteva fare la differenza. Ti vedo d'accordo, ma se levi Deulofeu, il miglior giocatore che hai, mi sono cadute le braccia a me, no? Allora giochi per lo 0-0, vabbè, dopo se fai gol alla fine, se dopo vai a guardare tutte le altre cose, vabbè, un punto va bene, ma se domenica, quando gioca? Venerdì. Hai anche un calendario un pochettino, era una grande occasione, però se nella testa, secondo me l'allenatore preordina già le sostituzioni prima della partita, secondo il mio punto di vista. Cioè, non ci mette un po' di fantasia, non legge al momento quello che potrei fare, dice cambio questo, metto quell'altro, già prima di un po' di fantasia, un po' di rischio, il coraggio che dicevamo sempre, secondo me manca. Dopo sai, salvarsi non è difficile perché devi considerare che anche 2 partite da recuperare, no? Qualcosa farai, no? Insomma, non le vincerai tutte e due, magari 3 o 4 punti li puoi fare, secondo il mio punto di vista. Sì, poi questa cosa dei cambi, dobbiamo dire la verità, che qualsiasi sia l'allenatore ci lamentiamo. Il giochino dei cambi, perché ragazzi, tutti qui vedono una lamentita. No, ma io ho detto un'altra cosa. No, ma lo so, ma lo dico io che in generale i cambi... Io ho detto un'altra cosa, ho detto che Deulofeu aveva... Quando lui a quelle giornate fantastiche, che è un giocatore nettamente superiore a tutti gli altri, sì. Se mi levi il miglior giocatore che hai, dopo altre partite ha fatto bene, ma domenica non puoi levare. Sì. Sì, il cambio... Quindi tu dici il cambio non deve essere quello che hai deciso prima, ammesso che lo sia, perché poi non lo so. No, io ho detto per dire, però sì. Non puoi levare il miglior giocatore che hai in quel momento, no? Che sia, magari ha corso, magari riposa un pochettino, poi ti fa di nuovo il colpo che lui sa fare, perché quel giorno lì poteva fare un altro gol e un altro assist. Sì, con tutta la qualità che c'era in campo sull'entrata di Pereira, la squadra ha cambiato totalmente la marcia e ha avuto quella qualità in più, e anche con l'entrata di Sacchez, che è un giocatore che quando si accende ti dà...
sempre, sempre quel qualcosa in più. Aggiungici anche un De Lufeu che sta bene, era, ecco, forse era l'unica parte che tu magari potevi rischiare, però vedi, tutti qua siamo allenatori, tutti pensiamo di vedere, però ognuno la vede, no, tu sei sempre l'allenatore che insegna. Fatemi vedere, andiamo a vedere una cosa al touch, poi voglio siamo bombardati. Travolti di messaggi, sì. Lo so. Allora, gli ultimi 10 minuti, prometto, leggeremo tutti i messaggi. Abbiamo 8 minuti per sbrigarci e poi gli ultimi 10 minuti messaggi a raffica. Va bene. No, volevo vedere quello che dicevano loro, quindi come è cambiata poi la partita con i cambi. Sì, su questo sì, volevo coinvolgere Michele, volevo coinvolgerlo poi anche su Beto, perché è un altro tema. Sì, abbiamo proprio raggruppato gli ultimi 20-25 minuti dell'Udinese, perché quando effettivamente sono entrati Pereira e Success, l'Udinese ha calciato non con tanta precisione, ma ha calciato molto in porta. Qua siamo al minuto 72. Wallace, che secondo me ieri ha fatto una buona partita, va a calciare. 72esimo, palla alta. Poi poco dopo entra Success, che è subito nel vivo del gioco. Qua siamo al minuto 75. Si cerca anche Success con palle alte, che secondo me lui ha la capacità di difendere per adesso anche meglio di Beto, pur essendo Beto più alto, e dalla palla che Success difende, l'Udinese riesce ad attaccare con 5 uomini, poi schizza al limite dell'area e lo stesso nigeriano va a calciare, ed erano passati solo 3 minuti. 5 minuti dopo ci provano Owen Perez, con l'Udinese che, anche complice la stanchezza della Lazio, inizia a crederci un po' di più, e forse è questo che fa rabbia, no? Vedere che l'Udinese avrebbe le qualità per farlo, ma magari lo fa sempre un po' troppo tardi, perché qui all'81esimo aveva calciato Beto. Passano altri 4 minuti e c'è lo strappo, uno dei tanti strappi di Pereira, che poi allarga per Success, che cerca ancora il guizzo, la palla arriva a Makengo e calcia. Ha fatto in 13 minuti, e poi qui non abbiamo preso per esempio la traversa di Molina, perché l'avevamo già fatta vedere prima, ma in 20 minuti ha calciato 6 volte verso la porta. Ora, manca la precisione, va bene, non sono state occasioni nitide, però la sensazione è che con Success e Pereira, non so se proprio perché sono loro due o semplicemente perché la Lazio era stanca, o magari anche con Pussetto sarebbe stato forse lo stesso, però con loro due l'Udinese ha cambiato marcia. Ma c'è qualcuno che deve metterla dentro sta palla. E allora, se calci, io sono qua con allora te, lì è questione di caratteristiche. Sasserri è un grande giocatore. Quanti gol ha fatto fino adesso? Uno. In quante partite? Hanno giocate, no? E allora, più adesso circa. Ha avuto una mezza palla che poteva fare qualcosa di meglio, no? La mezza palla. Quindi vuol dire che non ha le caratteristiche, sono quelle che le hanno, le aveva Beto prima, adesso è un po' involuto il ragazzo, come succede, può succedere a quasi tutti della sua età, che giocano subito così. Però è l'unico che aveva la qualità in questo momento. Poi se mi levi i migliori giocatori che guarda hai... che mi fai leggere due messaggi che c'entrano con questo? No. Vai veloce, che poi voglio vedere anche Pereira, sì, perché ci stanno... Da casa dicevano semplicemente che è stato abbastanza incredibile non accorgersi della difficoltà ieri di Beto, e infatti è stato preferito sostituire De Lufeu, e da casa non se lo spiegano, quindi era solo per dire che siamo d'accordo con bravo, te. Bravo, bravo, male. Fammi vedere anche i presunti, il Tucu e poi ne parliamo anche con Michele per i rigori. Allora, esatto, qua abbiamo un minuto abbondante di clip del Tucu che mette piede in campo al minuto 63 dopo 84 giorni dal suo infortunio, e la partita cambia subito. La partita cambia subito perché entra un giocatore che ha voglia di far si vedere, qui va a chiedere subito il pallone, lo rigioca all'indietro, si ripropone subito per farsi vedere, riprende il pallone, ovviamente sono tocchi elementari, però la sensazione si vede anche qui è che Pereira in questo momento abbia quella capacità di leadership che altri non hanno. Qua indica a Makengo cosa fare, gli dice vai là, perché lui gliela stava per passare ma era marcato, quindi anche capace di sapere quando ricevere e quando non ricevere il pallone. Insomma, è un Udinese che poi riacquisisce gli strappi del Tucu, perché qui mi sembra memoria esatto, sbaglia la prima apertura, però è un giocatore che ti dà altre alternative. E poi anche al minuto 79 si incarica, ieri ha giocato quasi da play per assurdo, non è delle prove in cui è stato col baricentro più basso. Qui è l'azione che porta al rigore, che parte da lontano, perché c'è prima uno scambio pregevole tra Pereira e Success, con l'Udinese che continua a
macinare gioco su quella fascia, recupera subito il pallone e poi qui, così adesso ce l'hanno anche chiesto in tanti da casa, ma del rigore non dite niente, eccoci qua, pronti a parlare del rigore. Milinkovic quasi incredulo nel vedere il volo di Pereira, però poi, insomma, in diretta c'era sembrato abbastanza palese, il replay purtroppo ci ha dato ragione, perché è un tocco netto, da qui non si vede molto, da qui, da questa angolatura qua non si vede molto, da questa inquadratura, perché l'angolazione è diversa, però se lo possiamo rivedere è abbastanza evidente, perché lui cade proprio senza avere nessun tipo di vantaggio da questa caduta, gli toglie proprio il piede. Io ho avuto l'impressione che gli fosse mancato l'appoggio, perché? Perché gliel'aveva spostato Milinkovic e... soprattutto fa rabbia perché l'arbitro era lì, ha fatto cenno di non, ecco da qua, di non avere nessun dubbio. Sì, ecco, questa è la migliore. E lo, prende netto. Prende, evidente. Vedi, queste cose qua. Ma è difficile. Allora, ti, ti spiego, adesso, poi lo farà Michele meglio di me, ma sì, non essendo l'arbitro lì, essendo un contatto, il contatto si valuta in campo. Di conseguenza non è stato considerato un grave errore. Molto semplice. Sì, no, vabbè. Michele, però è difficile. Pereira, il cambio di Orfeo, perché da dove vuoi lui tu? Sembra che gli abbia sparato, no? Se è lasciato cadere, magari se avesse fatto un pelino più di resistenza, no? Ne hanno dati di peggio di questi, di questi. Sentiamo, fatemi sentire Michele. Poteva darlo in un allora, darlo. No, allora, il discorso è semplice, il VAR lo utilizzano come vogliono, questo è il rigore netto, lo deve vedere l'arbitro perché è in buona posizione. Siccome purtroppo gli arbitri molte volte sono incapaci, dovrebbe subentrare il VAR. Qui va bene che lo deve vedere l'arbitro, ma se non l'ha visto, almeno deve avere la decenza di andare tra le due panchine, c'è uno schermo e deve vederlo. Io credo che questo sia rigore ed è talmente palese che si tratti di calcio di rigore che non puoi dire non l'ha valutato per la pericolosità o per l'importanza. Qui ti decide la partita. Siccome a Firenze hanno fatto un altro disastro, il problema che io sto dicendo da tempo, il VAR nasce sotto una buona idea, però poi, come sempre, soprattutto in Italia, non tanto in campo internazionale, viene gestito malissimo. È diventato uno strumento che è un boomerang. Se tu non mi dai questo rigore, guarda lì, guarda dove l'arbitro. Come fai a non vedere che quello è il rigore? Milinkovic muove la gamba, quando muove la gamba, già lì, no, poi Pereira sembra che gli abbiano sparato, e sono d'accordo con lo studio, sbaglia, perché se l'accenti così sembra quasi che ti abbia fatto male, lì è ovvio che non ti ha fatto male. Però il contatto c'è, cade male, si fa cadere, si lascia cadere, quindi l'arbitro dice no, non è rigore, perché allora mi dai, io adesso non ricordo, gli ha dato il giallo? È simulazione? Non è simulazione? No, delle due l'una, io credo sinceramente che quello sia rigore netto, quello sia rigore netto. Per quanto riguarda invece, faccio un passaggio indietro rispetto a quello che avete detto sulle sostituzioni, io non so se Cioffi ha sbagliato o meno le sostituzioni, forse potrebbe avere una lucidità diversa, potrebbe osare di più, potrebbe avere delle chiavi di lettura diverse, ma Mourinho a Roma, che ha vinto tutto nel mondo della sua storia, sta commettendo degli errori grossolani da dilettante allo sbaraglio. Se Cioffi alla prima esperienza commette degli errori, io glieli lascio passare, perché la stessa società sapeva che è un allenatore che va accompagnato non perché sia scarso, ma semplicemente perché è alla prima vera opportunità che si ha nella vita. Quindi nel momento in cui una società, una proprietà punta su un allenatore giovane, sa che deve accompagnarlo. Se poi l'allenatore non si fa accompagnare per presunzione, allora merita il cartellino rosso. Se invece si fa accompagnare, sappiamo che c'è un percorso da fare insieme. Quindi io alcuni errori li capisco, però lì si lavora in settimana per evitare che succedano poi alla domenica. Chiudo dicendo che per me venerdì, e sarò presente ovviamente, credo che l'Udinese a Milano farà una bella partita. Ne sono quasi convinto. Sì. Perfetto, grazie Michele, ti lasciamo andare, ci vediamo lunedì prossimo e ci auguriamo che tu abbia azzeccato il pronostico e che sia una bella partita. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao Michele. Questo è vero però, che è un allenatore giovane e a cui è forse consentito di più sbagliare, no? Cioè, ma nel senso, è previsto. Non si parla di sbaglio, qui il discorso è diverso. Si parla di rischiare qualcosa o meno, no? È sbaglio. Quindi l'allenatore ha deciso così, va bene. Io sto facendo un altro discorso, un po' più, che tanto tempo, un po' più di coraggio, forse. Magari qualche volta ti premia, no, il coraggio, questo volevo dire, come premia Molina che attacca, no, sempre, però, hai capito? E allora qualche volta a tenere i giocatori bravi quando sono in condizione,
tutto lì. Nessuna critica. Per me il punto di ieri è ottimo per il recupero che tu hai avuto in centrocampo come un giocatore come Pereira, perché ti dà quella qualità, e parlano di Lazio in difficoltà nel finale, invece non è vero, perché la Lazio non era stanca. Tu hai avuto il giocatore che nell'uno contro uno ha fatto saltare tutti gli schemi alla Lazio, è diverso la lettura, perché per me il giocatore è un giocatore che li ha messi in netta difficoltà. Per me stanchi non erano, perché hanno giocato loro fino al 92esimo minuto, come l'hai fatto altrettanto tu. Vogliamo vedere anche il gol preso un attimo, così Tiziano abbiamo... non è convinto. Tutti gli... Io non sono convinto, però cosa? No, ma ci sta, no, io... Secondo me entrambe le cose, la Lazio ieri al 70esimo, secondo me, era stanca. Però al 70esimo tu hai messo dentro due giocatori con una qualità tecnica che hanno fatto saltare tutto quello che loro avevano come lettura. Ma perché sono riusciti a tenere... Ma io l'ho detto tante volte... Ma è possibile che non capiate che l'unica cosa per vincere, dopo te puoi dire tutto come bravo, per vincere bisogna buttarla dentro. E chi avevi da buttarla dentro? Centravanti, che faceva ieri ha fatto una fatica della Madonna. Chi? Un altro, Molina poteva farlo, o se no. Ci è andato vicino. L'unico era, ecco, l'unico era lui, no? Questo dico, poi un po' di coraggio non guasta mai tutto lì. Andiamo a vedere. Poi fate quello che volete. Andiamo a vedere il gol preso, poi parliamo anche un attimo di Betto, però. Andiamo... Fa un po' rabbia, no? Fa un po' rabbia, nasce da una Nauen Perez che commette fallo su Felipe Anderson, in difficoltà ieri. Il numero 2 argentino si è fatto prendere in infilata un po' troppe volte con come 9 devano la partita ieri. Hanno fatto loro la partita lì. L'hanno fatta bene, però qua è stato rognoso, grintoso, va bene, fallo su Felipe, poi però qua Soppi dorme. Non ci sono tanti aggettivi per definire la giocata la non giocata difensiva di Soppi, perché questo è un esercizio che anche in terza categoria ti insegnano a fare. Ma non sono tanto convinto, sai. Non sei tanto convinto? No. Perché l'ha fatta bene questo, Questo l'ha fatta bene. Come insomma? Guarda la deviazione, questa è fatta, no? È uno schema. Ho capito, mister. Lo facevo anch'io questo. Sì, no? Si vede che l'attaccante o il centro, quello che lui... Ho capito, mister, ma Soppi non doveva fare nulla. Era messo male col corpo. Non sapeva dove era lui. Qualcuno non gli ha insegnato. Guardava la palla. Ho capito, ma guarda qua. Sta guardando la palla con Felipe Anderson che è dietro di lui. Se non è un errore grave difensivamente parlando questo... Lui non sapeva dove era l'uomo, no? Ma sarà un errore quello? Se non sa difendere, è colpa sua. È colpa mia, allora? No. Sì, è colpa tua. È colpa nostra, Giorgia. Brava. Questo è un errore molto grave, secondo me. Ma non è... Se lui non sa difendere, qualcuno glielo deve insegnare, dove l'uomo cosa fa. Questo l'ha fatto bene, però, loro. Ma è sì, venuto perfetto. Fatto anche bene, Vogliamo Fedele con i baffi in panchina, ci scrive. Stanno crescendo sempre di più. Il baffo colpisce. Non so come tagliarli adesso. Viene Moras a darti una mano. Vabbè, qui insomma c'è un errore, no? Sì, dai. Ma sono bravi anche gli altri, ma è possibile che non capite voi? Allora, un gol nasce sempre dal fatto che siano allora, bravi loro gli altri. Allora, loro questo qui lo faranno ancora, oppure l'hanno già fatto, gli è riuscito, capito? Okay. Ma tu hai delle contromisure perché gliel'hai visto fare non già. Non è che hanno anche fatto un gol da Barcellona con un non è che hanno fatto tre passaggi, che hanno messo una palla in mezzo sul primo, spizzata sul secondo. Sì. Questo è fatto bene, perfetto. Sì, più che il gol, quello che si è evidenziato, vedendo la partita magari a tutto campo, la costruzione verticale della Lazio, dove ti ha messo in difficoltà con una palla sempre oltre la tua linea, con quattro azioni dove Milinkovic si apriva tutto come mezzala e ti attaccava sempre alle spalle. Ecco, quella si vedeva proprio bene, con un'azione. Siamo andati in difficoltà al primo tempo con Felipe Anderson sempre a destra, quindi alla nostra sinistra, con Molina effettivamente, ma soprattutto con Perez. E la sfortuna che abbiamo avuto è che si è fatto male Pedro, perché Pedro era partito a destra e Felipe Anderson era in mezzo. E i primi 20 minuti, difatti, Pedro non interpreta in quel modo lì la gara, mentre quando lì Pedro, è andato a giocarci Felipe Anderson siamo andati in grossa Pedro difficoltà. Non va sull'esterno, viene sempre veniva in mezzo, difatti, per la sua caratteristica. Va bene.
Vogliamo leggere un po' di messaggi? Sì, vai. Ci provo, non è un compito facile. No, ce ne sono tantissimi, vi ringraziamo. Sì. Perché... sì, allora, provo a fare un riassunto. Vai. Allora, per quanto riguarda le sostituzioni, vabbè, l'avevo già accennato prima, tantissimi si sono chiesti come fosse possibile non accorgersi che ieri era da togliere Beto e non Deulofeu, che magari in altre situazioni invece andava tolto e non è stato tolto. Ieri invece Deulofeu era assolutamente da tenere in campo, ce lo dicono Michela, ma anche Lucrezia. E mamma poi sono d'accordo. Michela e Lucrezia. Chissà perché se scrivono donne hanno sempre ragione. Brave, brave, sempre. Giusto, va donne, bene, brave, brave, scriveteci di più, donne, esatto. All'ascolto. Tony, sì. Tony da Vicenza invece dice che purtroppo il punto può anche andare bene, fa classifica, però la cosa che non gli è piaciuta è il fatto che poi anche dopo la partita sembrava che l'Udinese avesse fatto una grande partita, invece insomma purtroppo questa cosa a lui non è piaciuta molto, perché secondo lui si poteva e si doveva fare meglio, e questo autoproclamarsi insomma, si doveva provare a fare meglio, esatto, non è andata. Quindi parliamo di dichiarazioni? Sì, anche dichiarazioni dell'ambiente, esatto, insomma tra le righe possiamo intuirla, intenderla così, ovvero che la stessa squadra magari, no, si è un po' piaciuta troppo ed è un po' troppo contenta di un risultato che sì, può andare bene a priori con la Lazio, ma poi analizzando la singola partita per come è stata giocata, Madonna, effettivamente forse in un post partita le dichiarazioni sia di un allenatore sia di un giocatore cosa fanno? Cercheranno sempre di esaltare il gruppo, cercare di compattare il gruppo in un momento che questo punto qui va guardato in maniera molto positiva, non in maniera negativa, perché sei in un momento troppo difficile. Cioè, tu dici la critica forse la fanno oggi nello spogliatoio. Fra di loro, ma fra di loro sicuramente vanno ad analizzare tutto, però quando vengono a parlare ai microfoni cosa fanno? Difendo il mio gruppo, difenderò sempre i miei giocatori, poi se devi dire quello che gli devi dire glielo dici nella stanza chiusa, questo è sicuro. Non possiamo pretendere che le dichiarazioni vengano lì e ti dicono siamo una squadra che deve attaccare, deve avere coraggio, quello lo possiamo dire noi sicuramente, non certo. Dobbiamo pretendere che lo dica il mister gli deve far rendere in campo, non nelle dichiarazioni. Sono d'accordo. Sì, anche perché insomma non stiamo parlando di una squadra che mentalmente ha la sua identità, cioè è una squadra che ha bisogno sembra di essere un po' fragile, no? Cioè sì. Sembra che esca di strada spesso e volentieri, quindi magari cerchi anche di preservare, di incoraggiarla dicendo dai abbiamo fatto bene, poi non è detto che funzioni, nel senso che magari certe volte invece bastoni e hai l'effetto, però dipende, questo dipende, lui insomma conosce la squadra, conosce il gruppo con cui ha a che fare, qui quindi probabilmente quelli con la carota, quelli con carota il bastone, quelli, con, esatto, quelli con le caramelle, esatto, qui c'è stato un po' di tutto e nessuno è mai andato bene, quindi saltiamo fuori da sto periodo qui che è la cosa migliore. Mi piace questo pragmatismo, vai! Poi Mauro da Tricesimo ci dice che lui inviterebbe tutta la squadra, anche per avere più grinta e più mentalità, a vedersi anche la partita che ha fatto oggi il Cagliari, che ha messo sotto il Napoli. Lui dice, è vero, abbiamo pareggiato contro la Lazio, però secondo me si può e si doveva fare meglio, e soprattutto manca quella grinta, quella garra che mi fa pensare che l'Udinese da un momento all'altro possa andare a far male all'avversario. Questo manca, inviterei davvero a guardare anche quelle sotto di noi, ed è un concetto che dice anche Claudio, perché guardate lo Spezia che va a vincere con Napoli e Milan, guardate il Sassuolo che batte l'Inter, lottano su ogni pallone, avevate parlato anche delle statistiche dei falli commessi contro il Verona, è vero, troppo pochi a questa squadra, forse manca cattiveria e a volte per una prestazione buona forse noi tutti la lodiamo troppo. C'è invece chi come Franco dice, io non vorrei adesso creare allarmismo, l'Udinese ha ancora due partite da recuperare, stiamo tranquilli. Sì, è chiaro che poi vedi la classifica e ti viene un po' il coccolone, no? Andiamo a rivederla. Ma perché? Scusa, adesso ma perché ti dispiace essere lì? Non è che adesso, oddio, che paura, però ti dispiace. Ma è tutto l'anno, no? È un punto, una media, mi pare, un punto a partita. Devi punto... giocare a Firenze contro la Fiorentina. Vabbè, la Fiorentina, oh, non mi dirai mica no, che ieri, io ho visto la partita. Diciamo ha fatto, aveva ragione il direttore quando diceva che hanno puntato la... Però ragazzi, è vero che si è vinto pochissimo. Che cioè, hanno puntato la... Quante giornate sono passate? 26, abbiamo fatto 24, abbiamo vinto 5. Ne abbiamo vinto 5 partite. Su 26, 24? 24 giocate. Cioè, si è vinto veramente poco. Questi sono numeri veramente crudi. Con che poi non puoi non prendere in mano con un certo il calcio punto, dei tre punti. E allora, con il calcio dei tre punti. Si è vinto se quando hai poco, l'occasione, 5. Come domenica, no? Per tentare, non ho detto che vince. Per te, un 5 vittorie, di cui 2 nella prima settimana di campionato. Esatto. Cioè, dopo le fate sono 3.
A questa squadra manca il passo della vittoria. Mancano, sai, volete cosa, un dato brutto? Sai cosa manca? Dalla terza giornata, dalla terza giornata in poi solo il Genoa ha vinto di meno. Cioè zero volte il Genoa. Cioè, e noi tre. Si possono fare tutti i discorsi del mondo, andiamo a vedere cosa è migliorato, cosa è peggiorato, chi sta bene, chi sta male, chi poteva essere cambiato, ma poi quando guardi i numeri crudi, la classifica, e pensi che hai vinto 5 volte, dici ma porca miseria, però quelli, però, che, ti fa, quelli, però, quelli no? Che ti fanno vincere sono i grandi giocatori, se no cosa li prendi a fare, se vinci anche con i mediocri? Quindi, a Beto, per esempio, cosa sta succedendo? Ma una non sta cosa succedendo fisiologica? Niente, è un po', l'abbiamo già detto, è un po' di involuzione di un giocatore arrivato, l'ha messo in campo lì così, e adesso, ha visto la palla che ha avuto, che gliel'ha data a chi? De Lofeo, no? Chi gliel'ha data? De Lofeo, quella è un'altra palla gol. Lui, no, poteva fare quello che voleva. Quello, però, c'è anche proprio la partecipazione. Sì, non... adesso è un po' involuto, visto, come giocatore, ci vuole pazienza, ci vuole tempo. Adesso prima l'abbiamo fatto fenomeno, adesso lo facciamo brocco. Esatto. Aspettiamo, no? Facciamo le cose. Sì, non è in condizione, non neanche in condizione. Non c'è in condizione neanche Pussetto per sostituirlo. Perché potrebbe essere il vero sostituto per la profondità. Per la profondità, perché Beto quello che ti sa dare è la fisicità, sì, e la profondità con questo suo strappo in corsa. Quando gli vai a chiedere tutta una serie di triangolazioni, lì comincia un attimino un po' più di difficoltà, perché cioè, la qualità tecnica non è quella che ha magari De Lufeus, Acces, Pereira. No, ma prima l'aveva, dato, però meglio, quando stava bene. Il lato positivo è che però hai delle soluzioni, no? Cioè, stiamo parlando di giocatori. Sì, dire, no, stiamo, abbiamo, che, adesso hai i nomi ce li hai, sicuramente. Puoi mettere, quindi, puoi... Adesso l'altro anno per il Tirinetta difficoltà non c'era l'attacco, adesso tu puoi cambiare. Quanti gol hai fatto? Ne hai fatti di più dell'anno scorso, tu sei sicuro? Questa statistica io devo andarla a rivedere, però ad oggi l'Udinese ha fatto... Ah sì, beh, è vero, a parità di 31 gol, l'anno scorso alla 25esima, vado a memoria, erano 24 forse, 25, quindi qualcosina... sono i 5-6 gol in più del Beto, che l'anno scorso era Lasagna, che ne aveva fatto 2. E quest'anno Lasagna invece ne ha fatto 1. Sì, però non gioca con noi. Quindi... No, invece... Punto. No, non astenersi commenti. Ti leggo un messaggio di Roberto, che prova a fare anche lui un po' un'analisi su quello che abbiamo anche detto noi. Dice, per quanto riguarda Beto, secondo me ultimamente è vero che lui è un po' appannato, ma lo cerchiamo anche male. Un giocatore come Molina, che tecnicamente è fortissimo, secondo me dovrebbero mandarlo più al cross, perché Beto non sa stoppare la palla d'arrivo del portiere, non la sa proteggere, ma sa colpire di testa. Allora prima sfruttiamo i cross dal fondo. No, Beto ha detto bene prima, Max, è un attaccante di profondità, è uno che devi cercare con una palla oltre la linea, sì, e lui ha questa falcata che quando sta bene mette in difficoltà tutti. Probabilmente in questo momento magari non è al 100%, sai, non è al 100%, però anche l'idea di andare riesce sul fondo, attento, può anche essere... Già criticato a San Siro, potrebbe essere realmente sua partita, Milan, con un Milan che deve vincere la partita, viene ad attaccare, quella potrebbe essere la sua partita. Anche perché poi, sai cosa succede a questi? D'improvviso te lo ritrovi, no? Sì, sì. Non sai perché, hai capito? Sì. D'improvviso... però sì, deve avere pazienza, se cominci a bastonarlo. Siamo andati, ragazzi, siamo andati anche noi. Allora, vi riporto al sondaggio? Sì, fammi leggere il primo messaggio che è per Max, perché c'è un saluto particolare dai due amici dell'ingresso Carraio. Oh, eccoli là, grandi. Salutano il mister. Guarda, ieri mi hanno fatto vedere addirittura il filmato di quando li salutavo in diretta, io quindi li ritorno a salutare e li ringrazio sempre per la loro simpatia. Mi hanno mandato il messaggino, Giovanni e Franco, che ti salutano, bravi, e ci fanno i complimenti per la trasmissione. Bravi, bravi. Grazie che ci seguite sempre. Allora, andrei un attimo, tientene 5 a raffica per il gran finale. Vai. Vado a riepilogare il sondaggio, il top 11 dell'era Pozzo, siamo ad eleggere un altro difensore, guardate un po' che nomi che abbiamo lì, Sensini, Danilo o Calori. Bella lotta, eh? Qui è una bella lotta, tra Sensini e Calori, probabilmente ha visto Sensini. Andiamo a vedere, clip. Dico io,
vinto Nestor Sensini e con lui abbiamo completato la difesa. Andanovic in porta, Benassia, Sensini e Domizzi, il reparto arretrato. Dalla prossima settimana cominciamo a votare per il centrocampo, suppongo che si partirà dalla fascia di destra, ora non mi ricordo. Comunque, pagina Facebook di Udinese TV e andate a votare come state facendo di settimana in settimana. Va bene. Andiamo ai top, ai messaggi, prima di salutarci? Sì, te ne posso leggere ancora qualcuno molto volentieri. Veloce. Da casa dicono che Molina è uno dei migliori tiratori che l'Udinese abbia avuto negli ultimi 20 anni, bisognerebbe riuscire a farlo arrivare al tiro 4-5 volte a partita, perché così davvero si creerebbero problemi interessanti. Poi, ancora sui cambi, secondo me ieri De Olofeo ha fatto bene ad arrabbiarsi, perché era abbastanza palese che non dovesse essere sostituito. Spero che non sia vero, che sia già tutto predisposto, però forse a pensare come dice il nostro Adriano, insomma, potrebbe anche aver ragione lui, ma mi auguro che non sia così. Scusa, ma gli stanno mica chiedendo di chiedersi di tagliarsi baffi ad Adriano? Leggimi l'ultimo, perché voglio questo per allora, il gran finale. Vai in diretta, allora vediamo. I baffi. TV Verità. Domani no, eccolo taglio. Lì, grandissimo Adriano. Vai, sì. Per favore, taiti che mostachis. Effettivamente l'hanno notato. Questo l'avrà scritto mia moglie. Guarda. No, Dennis. 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 Ah, boh, Dennis. Va grande. Bene. Ciao Dennis. No, che fa anni 70, è giusto sì, così. Molto vintage. Molto vintage. Va bene. Vai. E l'ultimo, allora, niente, vai, criticava l'ultimo. Insomma il pareggio a inizio gara mi andava bene, però ieri abbiamo giocato 30 metri più indietro del solito, che già non è molto alto come baricentro. La Lazio dal 20° al 65° ci ha messo in netta difficoltà e, a mio modo di parere, dice questo telespettatore, siamo usciti sì per i cambi, ma anche perché la Lazio era molto stanca. Va bene, insomma, ragazzi, è così, mezzo pieno e mezzo vuoto. Ci auguriamo che venerdì contro il Milan sia tutto pieno e di, insomma, raccontarvi poi lunedì una bella partita e magari anche qualche punto portato a casa, che non farebbe assolutamente male. Grazie Max Moras. Grazie Giorgio. È stata buonasera. Una bella serata anche stasera, con sì. Molina, con tanti messaggi, con tante cose. Oggi non ne ricordo poche di trasmissioni con così tanti messaggi. Sì. Hanno scritto persino per i tuoi baffi, quindi pensa. Grazie Adriano, buonanotte. Domani lunedì. L'Italia. Domani l'Italia, attenzione, no, lunedì, no, tutti no. Convocati per vedere no. Se scegliamo o no, Ma no, ben cappello più lungo e baffo più lungo. Va bene, non oso immaginare come arriverà. Grazie Tiziano, no, Giorgio, grazie Alessandro Surza, grazie ai nostri tecnici e ci vediamo lunedì, sempre qui, sempre alle 21, senza i baffi di Adriano, ma come sempre con una puntata ricchissima. Buonanotte. Serve una botta di vita, ci vuole un'azione che riapra la partita, ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole, è un calcio.